una regina alla quale nacque una bambina molto bella. Al suo battesimo invitò tutte le fate del regno, tranne una, che purtroppo era la più cattiva di tutte. La fata maligna si presentò ugualmente al castello e davanti alla culla della bimba disse: «Ecco il mio dono, principessina. A 16 anni ti pungerai con un fuso e morirai». Una fata buona che era lì accanto, nell'udire il maleficio, subito recitò una formula per mitigare la terribile condanna. Pungendosi, anziché morire, la ragazza si sarebbe addormentata per 100 anni e solo il bacio di un principe l'avrebbe svegliata. Passarono gli anni e il re ordinò che tutti i fusi del castello venissero bruciati perché la principessa non potesse pungersi. Ma proprio il giorno dei suoi 16 anni la ragazza capitò in un'ala del castello dove una vecchia serva, ignara della proibizione del re, stava filando. Incuriosita, la principessa volle provare l'arcolaio e si punse un dito con la punta del fuso, cadendo di colpo a terra come morta. La maledizione della fata malvagia si era alla fine avverata. Nonostante i divieti e le precauzioni prese dal re per evitare che la sua bellissima figlia cadesse vittima del terribile maleficio, medici e maghi di tutto il regno furono chiamati a consulto, ma nessuno poté vincere la maledizione. Appena la fata buona seppe dell'accaduto, corse alla reggia per consolare la regina. La trovò piangente vicino al grande letto pieno di fiori su cui era stata stesa la principessa. «Non morirà, puoi essere sicura. Soltanto dovranno passare 100 anni prima del suo risveglio», le disse. La regina fra le lacrime esclamò: «Oh, potessi addormentarmi anch'io per 100 anni ed essere lì, pronta a consolarla al suo risveglio». La fata buona allora pensò: «Se con un incantesimo la famiglia reale e tutta la corte si addormentassero, la principessa, risvegliandosi, ritroverebbe attorno a sé tutte le persone a lei care». La bacchetta d'oro della fata si alzò a disegnare nell'aria una magica spirale e tutti gli abitanti del castello si addormentarono. «Dormite sereni», esclamò la fata buona, dando un ultimo sguardo al castello immerso nel silenzio. «Verrò a trovarvi fra 100 anni, al vostro risveglio». Nel castello senza più vita tutto taceva, tutto era immobile. Pendoli e orologi continuarono a ticchettare finché anche la loro carica si esaurì. Allora sembrò veramente che il tempo si fosse fermato per sempre. Intorno al castello, immerso nel sonno come per incantesimo, cominciò a crescere uno strano, foltissimo bosco di piante rampicanti che circondarono le mura del palazzo come una barriera impenetrabile, rendendo l'accesso quasi impraticabile. Con il passare degli anni, il castello rimase sempre più nascosto e fu dimenticato da tutti. Ma allo scadere del secolo, un principe, seguendo un cinghiale, capitò nei dintorni. La bestia ferita per salvarsi non trovò di meglio che infilarsi nei fitti cespugli che circondavano il castello. Il principe scese da cavallo e con la spada cercò di aprirsi un varco nella boscaglia. Avanzava lentamente perché l'intrigo dei cespugli era fittissimo e scoraggiato stava per tornare indietro quando, scostato un ramo, vide un meraviglioso castello immerso nel folto della vegetazione. Il ponte levatoio era abbassato. Tenendo il cavallo per le redini, il principe entrò cautamente e quando vide tutti gli abitanti distesi sulle scale, negli androni, nei cortili, pensò con orrore: «Oh no!
svegliatevi, svegliatevi, gridò, ma nessuno si destò. Sempre più stupito, si addentrò nel castello e giunse nella sala dove dormiva la bella principessa. Rimase a guardare a lungo con volto sereno, pieno di pace e bellezza. Sentì così nascere nel cuore l'amore che aveva sempre atteso invano. Commosso, si avvicinò alla fanciulla e dopo un attimo di esitazione, delicatamente, la baciò. A quel bacio, subito la fanciulla si scosse e aprì gli occhi, destandosi dal sonno lunghissimo. Vedendo davanti a sé il principe, mormorò: «Siete arrivato finalmente. Durante il mio lungo sonno, ho sognato spesso di voi. Nel sogno vi aspettavo con impazienza e vi ho atteso per così tanto tempo. Ma finalmente siete giunto da me. Grazie a quel bacio pieno di amore e dolcezza, l'incantesimo si era spezzato». La principessa si alzò, tendendo la mano al principe, e con lei si destò tutto il castello. Tutti si alzarono, guardandosi attorno stupiti, chiedendosi cosa fosse successo. Felice che mai. Anche la fata buona, che intanto era giunta al palazzo, abbracciò felice la fanciulla. Dopo qualche giorno il castello, fino a poco tempo prima immerso nel silenzio, risuonò di canti, di musiche e di allegre risate per la festa che venne data in occasione delle nozze dei due giovani innamorati. Buonanotte.